Salve amici, come state? Benvenuti! Oggi vi porto un'anteprima speciale di Terra Amara. Fekeli va a trovare Demir per avvertirlo che Umit e Fikret erano una coppia e si stanno alleando per rovinargli la vita. Così Demir si reca infuriato a casa di Umit. Una donna delle pulizie apre la porta. Demir si avvicina a Umit dicendogli che sa già tutto. Umit chiede alla signora di andarsene e chiede a Demir che cosa c'è che non va in lui. Demir dice che lei è una canaglia e una bugiarda. Umit gli chiede che cosa è successo, ma Demir si limita a dire che avrebbe preferito morire piuttosto che averla incontrata. Umit gli chiede di calmarsi e gli chiede che cosa c'è che non va in lui. Demir le chiede cosa avesse in mente con Fikret e la accusa di volergli rovinare la vita. Umit finge di non capire di cosa stia parlando, così Demir le rivela che sa già che lei era la compagna di Fikret. Lei dice che non è così, ma Demir la zittisce dicendole di smettere di mentire perché non le crede più. Umit le chiede chi le ha detto di Fikret, ma Demir la rimprovera per tutte le bugie che gli ha raccontato sul suo amore per lui. Ricorda che quando lei lo ha chiamato per dirgli addio lui è andato a salvarla, ma alla fine era solo una trappola di lei e Fikret. La accusa di ricattarlo e manipolarlo. Quindi la avverte di non perdere tempo a piangere perché non potrà tradirlo di nuovo. Umit le assicura che lo ama, ma Demir le urla di non toccarlo e che è stanco delle sue bugie. Umit ammette di aver avuto una storia con Fikret, ma che non significava nulla per lei, e che Fikret l'ha convinta ad aiutarlo a vendicarsi, ma tutto è andato storto perché lei si è innamorata, e giura di non volergli fare del male. Demir le chiede di smetterla, ma Umit le dice che Fikret minaccia di ucciderla perché lei non vuole portare a termine il piano e che è caduta in una trappola. Demir dice di essersi sempre sentita in colpa per tutte le promesse che le ha fatto, ma ora capisce che meritava di peggio. Umit insiste che lo ama, ma lui la zittisce dicendo che non le crederà e la avverte di lasciare la città perché non vuole più vederla. Lei gli dice che non può vivere senza di lui, ma Demir le dice solo che se non se ne andrà di sua spontanea volontà la costringerà a farlo e se ne va. Umit lo segue piangendo e implorandolo di credergli. Chiude la porta chiedendogli di non lasciarla e gli chiede se vuole che dica la verità a Zulia. Lui risponde che le dirà tutto lui stesso e se ne va in macchina. Mujeigan arriva e vede Demir uscire di casa arrabbiato. Così va da Umit e vedendola piangere le chiede cosa sia successo. Così Umit dice che Demir l'ha lasciata per sempre e vuole che lasci la città. Mujeigan cerca di calmarla e le consiglia di andare via per un po' in modo che le cose migliorino, ma Umit si rifiuta e dice che non può vivere senza Demir e non lascerà Kukurova. Quando Umit si calma, Mujeigan le rivela di essere andato a trovarla per salutarla, visto che lei e Fikret stanno per partire per iniziare una nuova vita insieme e lasciarsi tutto alle spalle. Umit le chiede se ha intenzione di lasciarla. Mujeigan cerca di incoraggiarla e le assicura che lei e Fikret ci hanno pensato a lungo ma hanno deciso che non possono continuare lì. Giura anche che rimarranno amici ma che dovrebbero partire per stare tranquilli. Demir arriva alla villa e racconta tutto a Sevda, che lo prega di lasciare in pace Umit e di non dire nulla a Zulia. Fikret va a casa di Umit per prendere le sue cose, quindi gli chiede dove sta andando. Lui risponde che sta lasciando Kukurova. Umit lo spinge e gli chiede cosa le succederà e se il suo amore è così grande da fargli dimenticare quello che ha fatto Demir. Lui la avverte di non farlo arrabbiare, ma Umit dice che pensava che entrambi avrebbero lavorato insieme per rendere la vita di Demir infelice e le chiede se si è già arresa. Fikret le chiede di lasciarlo in pace, ma lei gli urla contro e inizia a colpirlo. Entrambi litigano e Umit le urla che non lo lascerà andare così facilmente dopo tutto quello che hanno fatto. Fikret la butta sul divano e la rimprovera che è andato tutto storto perché si è innamorata di Demir. Umit le urla che Demir sa tutto del suo piano e le ordina di andare a parlargli per farsi perdonare. Fikret cerca di andarsene ma lei lo segue e continua a colpirlo ma finisce per cadere dalle scale. Così Fikret spaventato cerca di aiutarla e vedendola svenuta e sanguinante scappa via. Fikret va da Mujeigan per dirgli che devono andarsene. Così gli chiede di andare a prendere Kerem e le valigie. Mujeigan gli chiede perché ha tanta fretta. Così Fikret gli spiega che è stanco di stare lì e che devono andarsene al più presto. Mujeigan le dice che capisce che lei non vuole più restare in città perché anche lei vuole andarsene, ma avevano concordato di parlare prima con Fekeli,
Ma Fikret si rifiuta di farlo. Mujeigan le chiede perché ha cambiato improvvisamente idea. Fikret risponde che ha riflettuto e che Fekeli non la lascerebbe mai partire con Kerem. Mujeigan dice che Fekeli non può fare nulla per trattenerla. Ma Fikret dice che Fekeli cercherà di convincerla perché non può stare lontana da loro. Mujeigan dice che è per questo che vuole dirle addio. Fikret le chiede con rabbia se si è già pentita di essere partita con lui. Lei dice che non si tratta di questo, ma che avevano concordato diversamente. Fikret gli dice che se non vuole andare con lui allora andrà da solo. Mujeigan lo segue pregandolo di capirla. Fikret gli dice che sta impazzendo e che succederà qualcosa di brutto se rimane ancora, quindi gli chiede se vuole andare con lui o no. Mujeigan torna a casa, dove vede Lutfiai e Fekeli giocare con Kerem. Va a salutarli e porta Kerem nella sua stanza, dove si rammarica di doverlo separare da Fekeli e si scusa con il figlio. La donna prepara una lettera e poi si incontra con Fikret che le chiede con rabbia perché ci ha messo così tanto. Lei spiega che ha dovuto fare le valigie e, a disagio, gli dice che non si sente bene ad andarsene in questo modo. Fikret le chiede se si sta pentendo. Mujeigan risponde che no, ma che si sente male per Fekeli. Fikret dice che ne hanno parlato, ma Mujeigan dice che non può fare a meno di sentirsi male. Fikret le assicura che Fekeli la perdonerà e le promette che si incontreranno dopo aver iniziato la loro nuova vita insieme. Sermin dice a Fusan che sospetta che Umit e Sevda stiano progettando qualcosa, così Fusan commenta che dovrebbero andare a trovare Umit per interrogarla sul motivo per cui sta nascondendo il suo nome e su quello che ha con Sevda. Sermin è d'accordo e vanno a casa di Umit, dove la trovano in una pozza di sangue. Fusan teme che sia morta, ma Sermin vede che ha il polso e grida a Fusan di chiamare un'ambulanza. Più tardi, mentre i paramedici portano fuori Umit, la signora che era in casa prima del litigio con Demir passa di lì e vede l'ambulanza. Zulia arriva alla villa e annuncia a tutti che Razit tornerà a lavorare lì perché ha detto la verità ed è innocente. Anche Fadik lo perdona e dopo l'annuncio Zulia va da Demir. Lui le dice che devono parlare di una cosa importante e Sevda preoccupata le chiede di non farlo. Zulia chiede cosa stia succedendo, così Demir le chiede di parlare in un luogo più riservato. Ma in quel momento arrivano le autorità. Demir chiede loro cosa stia succedendo, così il comandante lo informa che sarà arrestato per il tentato omicidio di Umit, quindi tutti sono scioccati. Demir assicura che deve trattarsi di un errore e chiede chi lo ha denunciato e se è stato Umit ad accusarlo. Zulia, confusa, chiede perché Umit avrebbe fatto una cosa del genere. Il comandante li informa che Umit è in coma e le sue condizioni sono molto gravi. E così si conclude questa anteprima. Alla prossima!